Buonasera dalla redazione del telegiornale di Canale 3. Parliamo di politica perché dopo i risultati usciti dalle urne che ci portano direttamente al ballottaggio tra Bruno Valentini, candidato del PD, e Luigi De Mossi, candidato del centrodestra, ovviamente queste sono giornate caldissime per i famosi apparentamenti, apparentamenti che dovranno essere eventualmente ufficializzati entro le 18 di domenica pomeriggio. Oggi Massimo Sportelli, uno dei candidati, è arrivato quarto nella classifica dei voti, ha tenuto una conferenza stampa e in un certo senso ha aperto a Luigi De Mossi, ma la condizione è quella che ci sia un apparentamento ufficiale e un'approvazione del contratto di governo. Un contratto di governo, quello proposto da Massimo Sportelli, che non è stato però sottoscritto da tutta la sua coalizione composta da diverse liste. Mancano infatti Siena Aperta e la Martinella. Allora sentiamola al microfono di Catiuscia Vaselli. L'ultima analisi, quella di Massimo Sportelli, è un'apertura non a 360 gradi, quindi sia il contratto sia l'apparentamento è la condizio sine qua non, oppure non se ne fa di niente, i tempi stringono. Ma c'è da notare che nel contratto proposto mancano due delle tue liste, Siena Aperta e la Martinella. Nei giorni scorsi è arrivato un po' l'ordine dei Nencini, no? Dalla regione a tutti i socialisti di andare a votare per un centro-sinistra, insomma, che potesse arrivare alla vittoria. Si tratta soltanto di questo o c'è altro? Cioè, comunque la coalizione di Sportelli non arriva unita a questo ballottaggio. La coalizione di Sportelli arriva grandemente unita a questo ballottaggio. La Martinella avevano fatto un risultato elettorale insignificante, con tutto il rispetto, ma francamente non hanno spostato niente. E la lista si è aperta al momento in cui si è vanificata l'ipotesi del ballottaggio, ha deciso di intraprendere un percorso proprio. Io mi dovete riconoscere che anche durante tutto il percorso elettorale, proprio per un istante elettorale, ogni volta mi facevate questa domanda, ho sempre risposto che secondo me il Fronte Civico avrebbe resistito a sollecitazioni, ma che non potevo garantire che tutte le sue componenti potessero andare. Io ritengo che il nostro fronte civico, il progetto civico, ne esca rafforzato su questa cosa. È proprio sulla civicità che andiamo a rimarcare. Anche quando si è detto non si dà una disponibilità a 360 gradi, la disponibilità è a 360 gradi e non ci permettiamo assolutamente di andare a volere condizionare le ideologie di nessuno delle due compagini in ballottaggio. Quello che invece puntiamo a rivendicare è quello di poter essere determinanti nel conseguire i nostri intenti civici, i nostri programmi. È questa cosa. Poi la disponibilità a 360 gradi, potevano esserci anche altre ideologie, l'abbiamo dimostrato anche nei candidati che abbiamo raccolto. A noi ci importa soltanto riuscire a dare attuazione ai nostri intenti programmatici, che riteniamo indispensabili per la salute della città e questo è ciò che vorremmo continuare a fare. E la lista per Siena è chiamata ad esprimersi su un eventuale accordo tra Valentini e Piccini in un incontro che è stato fissato per stasera alle 21:30. I due si sono incontrati nel primo pomeriggio di ieri per approfondire i temi di un'eventuale convergenza. Al termine del colloquio si sono detti soddisfatti, ma per decidere se l'accordo potrà andare in porto si attende appunto la riunione di stasera. Bruno Valentini si è reso disponibile in caso di un parere favorevole ad un eventuale incontro con gli esponenti della lista per Siena. Cambiamo argomento perché adesso dobbiamo parlare di Sei Toscana e di una dichiarazione fatta dall'amministratore delegato di questa società che ha detto: ho letto con attenzione le parole del sindaco di Chiusi Iuri Bettolini e devo dire che concordo con lui. Però
Premesso che Sei Toscana può operare nel rispetto della gara indipendentemente dalla composizione della sua compagine azionaria, ovvero che sia maggioranza pubblica o privata, è fondamentale però, ha detto l'amministratore delegato, che la società Sei Toscana torni saldamente nelle mani dei soci cosiddetti pubblici controllati dai comuni. Io ho fatto il sindaco per 10 anni, ha detto ancora Marco Mairaghi, e so perfettamente che la raccolta dei rifiuti urbani deve essere controllata dai comuni, perché quando un sindaco non è in grado di rispondere ai cittadini sulla gestione di un servizio così importante, così capillare, che interessa ogni cittadino e famiglia che vive nel territorio, poi tutto diventa più complicato e sicuramente non funziona, e quindi c'è questa intenzione molto forte, a quanto sembra, della gestione di Sei Toscana direttamente da parte dei soci pubblici e quindi soprattutto da parte dei comuni. Domani sarà una giornata di festa a Siena, sono attesi almeno 5.000 a Siena per il Toscana Pride. Per orgoglio e per amore, lo slogan scelto dagli organizzatori per segnare il legame con la città del Palio, che vedrà sfilare il corteo arcobaleno da Piazza del Campo fino alla Fortezza Medicea. Ci saranno i gonfaloni dei comuni, gli studenti delle università di Siena e Firenze, di quella per stranieri, e poi i movimenti femministi. Ma le vere protagoniste saranno le famiglie omogenitoriali, i loro bambini, già confermati rispettivamente in 130 e 60 unità con il trenino arcobaleno. E poi a dare ritmo e a fare da colonna sonora a tutto il corteo ci saranno i carri dell'animazione con i ritmi delle percussioni dei Bandao e dei Bandidas. Alessandro Cinughi De Pazzi è stato nominato presidente del Consorzio Agrario di Siena ed Arezzo per il triennio 2018-2021, e quanto ha sancito il nuovo Consiglio di Amministrazione, che si è riunito nel corso della riunione, sono stati eletti anche due vicepresidenti, Luca Marcucci e Alfio Barbagallo. E siamo alle notizie di sport. Il calcio: prosegue la vendita, la prevendita dei biglietti per la finalissima dei playoff di Serie C, partita che si giocherà domani sera a Siena-Cosenza, in programma allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. In palio c'è l'ultimo posto per la Serie B dopo la promozione di Livorno, Padova e Lecce. Alle 17 di oggi il dato ci diceva che erano poco più di 10.000 i biglietti venduti, con netta predominanza di italiani venduti ai tifosi calabresi. La capienza dello stadio per la gara di domani è di 20.356 posti a sedere, e ovviamente sono importanti le misure di ordine pubblico che sono state predisposte dalla Questura di Pescara per l'elevata affluenza di pubblico. Ci potranno essere dei disagi per la circolazione dei cittadini della città di Pescara, dove appunto nella zona vicino allo stadio, e saranno oltre 300 gli uomini delle forze dell'ordine che vigileranno nella zona dello stadio per evitare qualsiasi contatto tra le tifoserie. Ma sentiamo il servizio di Giuseppe Ingrosso. Il tanto atteso momento è arrivato. Domani sera alle 20.45 a Pescara, diretta Rai Sport, va in scena l'atto finale dei playoff di Serie C. Siena da una parte e Cosenza dall'altra, una sola salirà in Serie B. I calabresi si sono allenati in ritiro a Chiesi, devono fare a meno del difensore Pascali, ma avranno dalla loro il fattore campo, visto che ieri sono stati venduti 6.000 tagliandi e si prevede oggi quota 10.000. A spronare il Cosenza anche un video messaggio del conduttore televisivo Nicola Savino. Nei giorni scorsi invece tantissimi ex si sono stretti intorno alla Roburo, oltre 50 i messaggi di incitamento arrivati alla redazione del Federissimo da parte di gente come Arcadio, Colasante, Pinton, Fortin, Giannetti o l'indimenticabile Tore André Flo. Grande trasporto anche dei tifosi che, nonostante i ritardi della Lega e le difficoltà organizzative, arriveranno in 1.500, dei quali 800 in 14 pullman allestiti da Federissimi, Curva, Valdarbia, Bois, Corrente, Bianconere e Contrade. Aggiornamenti dal campo: Mignani sta provando a gestire l'emergenza ed è costretto a convocare tre ragazzi della Berretti, Nassi, Fontana e Bianconere,
Biancalani. Per la formazione dipenderà molto dai tre in bilico. D'Ambrosio verso il recupero, in ritardo invece Cristiani e Guberti che andranno in panchina. Se il mister non cambia modulo, o avanza Vassallo o lancia dal primo Michele Maurusso. Ci sentiamo proprio le parole del mister alla vigilia della partita più importante dell'anno. È stato un animo ottimo. Ci siamo regalati la possibilità di continuare ad inseguire un sogno, quindi il morale è altissimo, la voglia è altrettanto alta per cercare di centrare un obiettivo che all'inizio stagione era impensabile, ma che poi è diventata una cosa reale. Ci siamo arrivati a discapito di tutti quelli che non ritengono che ci dovevamo arrivare, non ritenessero che ci dovessimo arrivare e che non meritavamo di esserci. Invece, secondo me, ci siamo arrivati meritatamente durante il percorso, grazie al percorso del campionato che ci ha permesso di arrivare secondi e grazie al percorso dei playoff. Quindi siamo strafelici di essere lì e vogliosi di combattere per un obiettivo che, come ho detto prima, probabilmente all'inizio dell'anno non era preventivabile, ma che adesso è ad un passo. Non lo so se è un record o se non è un record avere 5 squalificati, sono tanti, però intanto non ci si può fare niente, quindi abbiamo avuto la possibilità di lavorare bene anche questa settimana e qualcosina di interessante proporremo. Per quello che riguarda i favori del pronostico, non so chi abbia pronosticato il Siena favorito, ma sinceramente Non sono in grado di darvi una risposta se vanno confermate oppure no. Io so che il Siena e il Cosenza hanno fatto un percorso e sono arrivati a questa finale, quindi sono sicuramente due squadre che l'hanno meritata. Chi sarà favorito, chi è favorito, non lo so chi lo può stabilire. Io credo che noi ci arriviamo con tutto l'entusiasmo del mondo, loro ci arrivano con tutto l'entusiasmo del mondo. Sicuramente a inizio campionato nessuno avrebbe mai pensato ad una finale di questo genere. Ci siamo e quindi ce la giocheremo. Ci sarà anche Canale 3, la nostra troupe sarà a Pescara e domenica sera alle 21 manderemo in onda uno speciale dedicato alla Robur, ci sarà una speciale puntata di Studio Robur. Questa sera due gli approfondimenti nella nostra seconda parte del telegiornale, perché parleremo di una novità importante, di una novità della produzione di un'azienda valdelsana specializzata nei camper, e poi parleremo invece dell'estate e delle piscine, soprattutto della rinnovatissima piscina di Pianella. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo. Salve, una buona serata a tutti gli amici da casa. Andiamo subito a dare uno sguardo a quello che ci attende per il fine settimana. La situazione sinottica prevede poche variazioni, ancora la permanenza di una circolazione depressionaria in ambito ellenico, la rimonta dell'alta pressione delle Azzorre invece sull'Europa occidentale, una configurazione che favorirà anche per i prossimi giorni delle correnti, un corridoio di correnti più asciutte e stabili sulla nostra regione, correnti settentrionali che favoriranno un tempo prevalentemente soleggiato, quindi si inaugura una nuova fase di condizioni climatiche più favorevoli sulla nostra regione. Andiamo a vedere quello che ci attende per la giornata di sabato, una mattinata prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio qualche nube in più. Sulle zone interne si tratterà di addensamenti che tuttavia non sembrano destinati a dar luogo a precipitazioni di rilievo, i venti settentrionali deboli al mattino, qualche rinforzo di maestrale nel pomeriggio lungo la fascia costiera, dove i mari si presenteranno fino a mossi soprattutto sulla costa degli Etruschi ed in Maremma. Le temperature, lo vedete, sono in aumento fino a 30-31 gradi. Poche le variazioni anche per la giornata di domenica, che si presenterà ancora prevalentemente soleggiata soprattutto al mattino, qualche nube in più sulle zone interne nel pomeriggio ma senza piogge di rilievo. I venti si mantengono settentrionali con rinforzi nel pomeriggio sulla fascia costiera e le temperature ancora una volta stazionarie in linea con quelle tipiche del periodo. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata e anche un buon fine settimana.